Ciao a tutti, video un po' chiacchiericcio per parlarvi delle linee che ho utilizzato come skincare, sì, come skincare e come body care. Come skincare, no, prima body care. Body care da quando ho scoperto di essere allergica al nickel, avevo provato diversi prodotti della Ecos che è rivenduta da Tivotà. Ho provato il sapone per le mani, infatti ne ho fatti fuori un sacco di confezioni, molto molto buono. Quello che è un po' fucsia, un po' rosa, è piaciuto moltissimo. Lo shampoo quello per i capelli grassi, ne ho fatti fuori, se vedete i video dei prodotti finiti ne ho fatti fuori una marea. Il balsamo all'aloe, che è stato buonissimo. E anche l'intimo alla camomilla, mi è piaciuto moltissimo. Come linea body care mi è piaciuto tantissimo, ve la consiglio se volete spendere poco e volete una cosa priva di allergeni e anche ecologica e biologica. Poi ho provato come skin care, ho provato sia delle brochette e sia della Delidea ultimamente, forse ne ho altre robe, sì, quello di rosa, quella alla rosa. E comunque Delidea mi piace come skin care, però niente di particolare tranne l'olio di argan, infatti quello penso che lo ricomprerò, che è un olietto piccolino così da dare al viso, e mi è piaciuto molto perché mi ha sgonfiato letteralmente la palpebra. Io avevo la palpebra un po' gonfia, l'ha sgonfiata. Quello mi è piaciuto molto e ho visto proprio l'effetto come linea skincare di Delidea, sempre marchio per allergici al nickel, di medio prezzo è venduta da Tivotà. Se volete c'è anche il sito che è fornitissimo, hanno una linea di skincare, body care, di tutto. Se volete andate a cercare su Google Delidea e vi appare il sito. Ho provato anche quella del Brochet, ho provato sia il siero Elixir Jeunesse sia la crema giorno, quella per pelli miste. Mi è piaciuto tantissimo il siero, infatti se non costasse così tanto lo ricomprerei volentieri. Mi sono piaciuti tantissimo anche i bagnoschiuma di Brochet, molto molto buoni, soprattutto quella alla vaniglia, voglio prendere quella al cocco. So che sono un po' rifinita di bagnoschiuma, quindi niente. Poi il fondotinta, quello in gocce, molto molto buono. Lo shampoo quello per i capelli, per antiforfora, è stato buonissimo, l'ho finito subito. Il lo shampoo uguale, molto 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 buono, lo ricomperò. Devo provare adesso il balsamo e la maschera per i capelli, che adesso posso provare. Ah, della Ecos avevo provato anche la maschera per i capelli, era buonissima, ve la consiglio. Poi di Brochet cosa ho provato? L'idratante rassodante per il corpo, molto molto buono. L'idea, ho provato anche quello anticellulite, però non è... È buono, però non, cioè, fa l'effetto fresco e basta, non dà questi miglioramenti alla pelle. L'equilibra, avevo provato le saviette della linea Argan, quelle struccanti, non mi sono piaciute. No, non mi piace assolutamente. Delle Brochet invece avevo provato anche l'acqua micellare per le pelli miste, secondo me è troppo forte. E il struccante, quello occhi delicato, invece sì, è molto molto buono, ve lo consiglio, quello due colori.
Poi avevo provato un sacco di acqua micellari, quelle della Garnier, sia quella col tappo verde che col tappo rosa, mi sono piaciute tantissimo. Quella della Licia mi è piaciuta tanto anche quella. Poi sì, della linea skincare di Equilibra non ho provato niente. Body care ho provato, cioè sto provando questi qui che li ho comprati da poco, mi piacciono un sacco. Ho preso anche il gel, però l'aloe gel è, per me è troppo secca, troppo la pelle. Invece questi spero proprio di no, come questo so che non secca la pelle. Voglio provare anche la mia skincare quando finirò la Lazy Jeunesse dei Divrochet e la crema dell'Idea. Poi che vuole marchio ho provato? Ah, quelle delle maschere, la L'Oreal. Assolutamente le maschere L'Oreal sono stra approvate, ve le consiglio. Poi da Tigotà tante volte vanno in sconto a 6,95€. Da 9,95 a 6,95 dovete comprarle, sono fantastiche. Poi cosa ho provato come linea? Io parlo sempre di body care, skin care, trucchi è un'altra storia. Poi quello della Omia, questo qui che l'ho ricomprato, infatti L'Omia non sapone è veramente buonissimo, e ho preso anche il sapone per il viso che è veramente buonissimo, quello con l'aloe. Poi allora, ricapitolando, Ecos ve l'ho parlato, ve li consiglio, non c'è un prodotto che non mi è piaciuto, sia di cura del corpo, cioè sì, tutta cura del corpo praticamente. Dell'Idea ci sono prodotti che mi sono piaciuti, come l'olietto all'argan, molto molto buono. Gli altri sì, pensavo meglio. Adesso sto provando l'esfoliante quello corpo in gommaggio intensivo, non mi piace granché. Poi dell'Idea e ecco di Brochet ho provato anche l'esfoliante, quello per il corpo alla albicocca, è buonissimo. Io di Brochet ho provato trucchi, ho provato per la cura della persona, cioè le creme sia viso che corpo, bagno schiume, shampoo, sono trovata sempre benissimo. Quelle uso da quando ero ragazzina, quindi a me di Brochet piace, punto. E Brochet è un marchio senza nickel, quindi andate a vedere. Poi adesso stanno aprendo un sacco di negozi in Brochet. Poi altre marche, della Splendor lo shampoo e balsamo al cocco, per anni sono stati i miei preferiti, quindi devo dargli almeno una nomina per forza. Quindi ecco dell'Idea, in Brochet, Splendor. Poi adesso l'Equilibra, che mi piace molto, la linea quella all'aloe, penso body care, tranne il gel d'aloe che secondo me secca troppo la pelle. Poi l'Organic Shop, l'esfoliante è quello a base di caffè, zucchero e caffè, è buonissimo. Io l'avevo preso su Bio Boutique La Rosa Canina. Poi sempre body care, skin care, l'olio di ricino. L'olio di ricino è fantastico, dovete comprarvelo perché è buonissimo, appunto. Ok, poi io avevo un buchino qui dove non crescevano i peli e me l'ha coperti, mi sta rinfoltendo le sopracciglia. Poi
Mi piaceva anche lo stuccante della Nivea quando ero ragazzetta. Poi, il sapone per le mani di viso e mani di Lacoste è un buonissimo struccante per il viso. Poi c'è il boccio, ho finito il boccione grosso così. Poi. Invece come trucchi a me da quando ero ragazzina mi piaceva la Essence, poi io prendevo solo trucchi Essence, mi piaceva un sacco, io li adoravo, come adoravo la Collister, la Deborah, oppure la L'Oreal, la Kiko. Alcune marche le ho dovute togliere, tipo la Essence, tante cose non le posso usare. La Deborah, tante cose non le posso usare. La Debbie uguale. Kiko e L'Oreal sono senza nicchia, quindi va bene. Yves Rocher ho sempre usato, lo uso anche tuttora, mi piace tantissimo. Poi mi piacevano anche della Maybelline delle tinte labbra, mi piacevano tanto. Poi, Poupin non mi è piaciuto granché, neanche quando ero piccola, neanche quando mi regalavano tutte le sante feste, tutte ste cavolo di trousse, mai usate, sono lì. Catrice ho usato un periodo e Yves Rocher lo uso tuttora. Io adesso uso Kiko, L'Oreal, Yves Rocher, poche cose della Essence, Neve Cosmetics, poi basta, sono quelle le marche che uso di più e quelle che usavo. Spero che questo video un po' improvvisato vi sia piaciuto. Lasciate un like, un commentino su cosa usate voi per lavarvi, per incremarvi tutte o tutti, senza distinzione. Poi iscrivetevi al canale, ovviamente, perché è gratuito, non pagate niente. E niente, io con questo caldo vi lascio alla vostra serata, giornata, lavoro, scuola, studio, mare, passeggiate, shopping, a quello che vi pare. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!